velocità. Io credo che sia stato un passo avanti questo di 500 miliardi, perché è un passaggio culturale, cioè iniziare a dire che sono debiti del bilancio comunitario, come diceva lei, cioè che non è che il singolo Stato deve rientrare, tant'è che io le dirò anche in controtendenza col mio stesso partito, non sono mica poi tanto convinta da questo MES senza vincoli, perché io da giurista le dico, essendo il MES un meccanismo che è stato approvato da tutti, com'è che riescono a modificare un meccanismo se non c'è, io non ho visto ancora niente sulla carta che dice che c'è una reale modifica del meccanismo, io non vorrei che fosse una sospensione temporanea, allora secondo me i 500 miliardi sono un'opportunità, al netto che la foto Merkel-Macron mi fa spezzare il cuore, perché io sono all'opposizione ma vorrei che il mio paese fosse coinvolto in queste decisioni e ne fosse promotore, lo dico senza polemica politica, qua però manca un punto, benissimo la salute, benissimo la sanità. Ma se l'Europa non comprende che bisogna dare liquidità alle aziende e quindi i recovery fund servono per quello, non ne usciamo. E se lo Stato italiano non lo comprende, ha visto le aste dei titoli? Sì. Sono andate bene o sono andate male? Quindi non è che dobbiamo aspettare. BTP Italia sta andando bene anche dobbiamo oggi. Dobbiamo aspettare un altro sempre miliardo. Tutto dall'Europa? Campacavallo, arriviamo tra 6 mesi. Sì. Lo stesso MES ce ne danno il 5% ogni mese, ci mettiamo 7 mesi. Cioè, io mi aspetto da Gualtieri, in questo momento, in cui i parametri sono saltati, perché non ci sono i parametri da rispettare, ma che faccia un atto di coraggio, basta, il tabù del debito in questo momento non lo avrei. Non c'è, lei dice, facciamone allora a più non posso, rispetto a quelle che sono ovviamente le esigenze del paese.